Quelle pugliesi per Romano Prodi sono le tappe più difficili. Nessuno mette in dubbio la sua vittoria alle primarie del 16 ottobre, ma al professore della nostra regione potrebbe giungere una sorpresa. I sondaggi l'anticipano. Bertinotti potrebbe fargli uno sgambetto. Il segretario di Rifondazione Comunista infatti viene dato alla pari con Prodi. In fondo questa è la regione in cui a Rifondazione Comunista è riuscito un miracolo: sconfiggere il candidato della maggioranza dei partiti dell'Unione alle primarie pugliesi e far eleggere Nichi Vendola a capo della regione come primo e unico presidente comunista. Quindi non è così improbabile che, almeno in Puglia, Bertinotti possa superare Prodi, un dato che si annullerebbe a livello nazionale, ma che qualche preoccupazione a Prodi la dà, perché DS, Margherita e socialisti mirano a raggiungere una percentuale molto alta di consensi per dare più forza alla candidatura del professore e spostare l'asse della coalizione più al centro. Per questo Prodi ieri ha incontrato i leader regionali dei partiti che lo sostengono, spronandoli a sostenere con più forza la sua candidatura. Ha incontrato Michele Emiliano e Vincenzo Di Vella, rispettivamente sindaco di Bari e presidente della provincia, simboli di quel riscatto del centro-sinistra in Puglia. Mancava il presidente della regione, Nichi Vendola, ma lui si sa impegnato a sostenere Bertinotti. L'incontro a porte chiuse nel castello Carlo V è durato circa mezz'ora, poi Prodi si è concesso ai giornalisti per un paio di minuti. Dopo aver passeggiato sul lungomare, il professore ha raggiunto il tir giallo parcheggiato dal primo pomeriggio nell'area del porto. Subito balza agli occhi la frase «Conosco un uomo che ce la può fare». Naturalmente, manco a dirlo, quell'uomo è Romano Prodi. La frase è di Enzo Biagi, per il centrosinistra simbolo di quell'occupazione che la Casa delle Libertà ha fatto della televisione italiana. A introdurlo l'attrice comica Francesca Reggiani, nota per la sua vicinanza al centrosinistra. Non sono mancate battute sul premier. Dopo un presidente abbronzato e con bandana, mi immagino un presidente della Repubblica con piercing e tatuaggi. Ancora, tra un po' in Italia ci sarà solo un unico ricco che farà il bagno in piscina da solo. Un sarcasmo accolto però con qualche tiepido applauso. Ben altra cosa quando sul palco è salito il professore, quello che ormai viene visto come il prossimo inquilino di Palazzo Chigi. Sul palco anche il sindaco di Monopoli, Paolo Antonio Leoci, il primo a prendere la parola e a dare il benvenuto a Prodi, costretto insieme a Di Vella, dalla Reggiani, ad un veloce saluto perché l'organizzazione prevede tempi brevi. In fondo la scena stasera è tutta del professore, che proprio in Puglia è chiamato alla sua prova più difficile.